Sei un vero golfista se rispetti il ritmo di gioco, anche nella routine pre-colpo. Nella routine puoi cominciare già prima di arrivare sulla palla, perché puoi aver ragionato su più o meno quanto sarò, sono in fairway o sono in rough, che tipo di colpo voglio fare, sto tirando già al green oppure faccio un colpo, un lie-up, quindi di avvicinamento. Questo tutto prima di arrivare. Una volta arrivati, 30 secondi è il tempo che ti devi dare e che devi imparare a metabolizzare, perché è il massimo che ti puoi permettere di usare in qualunque situazione. Arrivi, sacca vicino, ti piace tirare una laserata, guardi il GPS, ti piacciono le mappe, in qualunque modo comunque cerca di capire a che distanza sei. Una volta fatto, scegli il bastone in funzione della strategia e della distanza e dell'eye, e sei pronto a giocare. A questo punto ti è concesso prendere la mira, fare anche le prove. Se riesci a stare all'interno dei 30 secondi, ce n'è di tempo. L'importante è non sprecare il tempo in cose inutili. Palla in asta e pedalare. Perché ricordati che la differenza tra un vero golfista e uno che passeggia per i campi e basta è il rispetto dei tempi e degli altri giocatori.